Ciao a tutti carissimi studenti, ben ritrovati con Bibi Prof. Oggi parliamo di equazioni di secondo grado, un argomento che si affronta già in prima superiore, forse anche in seconda, a seconda del tipo di programma. Allora, qui io ho messo prima parte perché le equazioni di secondo grado sono un argomento bello ampio e complesso. In questo primo video cercherò di farvi vedere alcune cose per chi si approccia, ecco, per la prima volta, per chi inizia a vedere che cosa può essere un'equazione di secondo grado. E vediamo. Allora, che cos'è un'equazione di secondo grado? Qui vi ho messo la scrittura generale di un'equazione di secondo grado. L'equazione di secondo grado completa si presenta in questo modo. Quindi questa è un'equazione completa perché presenta, quindi completa, perché presenta un termine, un coefficiente della x alla seconda, quindi secondo grado, vuol dire che ha una x alla seconda, un termine per la x di primo grado e un termine noto e di solito si mette uguale a 0. Allora, cosa vuol dire quindi di secondo grado? Vuol dire che ci dobbiamo aspettare di trovare due soluzioni per la x. Ora, il discorso è molto ampio e complesso e probabilmente lo approfondirò in un prossimo video. Non è detto che queste due soluzioni siano soluzioni intere, quindi non è detto che siano numeri naturali, non è detto neanche che siano numeri razionali e non è anche detto che queste soluzioni in realtà ci siano. Però tendenzialmente ci dobbiamo aspettare due possibilità di soluzioni per la x. Qui sotto avete un esempio di equazione di secondo grado, ad esempio 3x alla seconda più 5x meno 2 uguale 0, dove appunto 3 è il coefficiente di x alla seconda che viene chiamato a, poi 5 è il coefficiente della x di primo grado che viene chiamato b e meno 2, quindi con il meno compreso, è il termine c, cioè il termine noto. Ripetiamo, questa è la scrittura di un'equazione di secondo grado completa. Ora andiamo avanti e vediamo. Allora, vi ho messo qua qualche esempio che facciamo insieme di equazioni di secondo grado, dove vedremo di trovare la soluzione senza formule. Poi dopo la formula ve la dico, ve la faccio vedere, ve la spiego. Ma di solito se riusciamo a usare la testa invece di usare una formula, va bene, no? Quindi vediamo che cosa si può fare. Nella prima noi abbiamo 3x alla seconda meno 12 uguale a 0. Allora, qui manca il termine di primo grado, il termine con la x. Questo tipo di equazione viene anche chiamata equazione pura perché manca il termine con la x e la possiamo anche scrivere così, 3x alla seconda uguale più 12, siete d'accordo? Perché passo il numero a destra. Ora, come posso risolverla? La considero come un'equazione di primo grado, posso dire che x alla seconda è uguale 12 terzi, quindi è uguale a 4. Quello che però dobbiamo vedere, far notare e stare molto attenti è che quando abbiamo un'equazione di secondo grado, noi abbiamo più di un risultato, ne abbiamo due perché l'equazione è di secondo grado. Quindi quali sono i numeri che vanno bene? Cioè, qual è quel numero che moltiplicato per se stesso fa 4? Uno dice certo è 2, va bene, però anche meno 2. Quindi avrò due risultati, più 2 e meno 2. Quindi vedete, io ho due risultati, equazione di secondo grado, due risultati, più 2, meno 2. Andiamo a vedere l'altro esempio che volevo, che vi ho scritto qua. Allora, anche qui abbiamo un'equazione pura e vediamo come possiamo scriverla. Allora, x alla seconda uguale 3. Ecco, anche qui possiamo fare lo stesso ragionamento, però se guardiamo bene, qual è quel numero che moltiplicato per se stesso dà 3? Dobbiamo pensare a un numero irrazionale. Infatti, la soluzione qui sarà più o meno radice di 3, perché radice di 3 per radice di 3 mi dà 3. Quindi attenzione perché a volte il risultato della mia equazione può essere anche un numero irrazionale, ok? Che radice di 3 è un numero irrazionale. Vediamo questo terzo caso.
x alla seconda più 2x uguale 3. Allora, qui potremmo utilizzare tranquillamente la formula risolutiva che vi darò a breve, però possiamo anche usare il ragionamento e vedere se ci può venire in aiuto un prodotto notevole. Allora, che cosa posso fare? Posso scrivere x alla seconda più 2x. Poi noi sappiamo che per il primo principio di equivalenza noi possiamo aggiungere in entrambi i membri dell'equazione un numero, e il risultato non cambia, quindi posso mettere più 1 da una parte e più 1 dall'altra. Quindi vedete che alla fine posso ottenere questo che è un prodotto notevole. Vedete che i prodotti notevoli, se avete visto anche i video precedenti, arrivano sempre, spuntano sempre fuori e spesso sono di grande aiuto. Quindi in questo caso io potrei mettere che x più 1 alla seconda è uguale a 4. Quindi quale sarà il risultato della mia equazione? Allora io posso scrivere, prendo la mia manina e mi sposto. Io posso scrivere che x più 1, x più 1 è uguale a che cosa? Ho due possibilità, più o meno la radice di 4. Quindi sarà uguale a più o meno 2. Allora posso scrivere come risultato finale, visto che x più 1 è uguale a più o meno 2, io posso scrivere che x ha le due possibilità e quindi potrà essere uguale a più 1 e meno 3. Quindi senza formula risolutiva, sono riuscita, a trovare comunque una soluzione. Vediamo ancora un altro caso. Poi ve la do, è la formula risolutiva. È soltanto che mi piace sempre pensare che si possa arrivare alle cose ragionando. Allora, vediamo anche qui. Qui abbiamo x alla seconda più 8x più 14. Allora, anche qui posso pensare a una scrittura tipo prodotto notevole, che sarebbe x più 4 alla seconda meno 2 uguale 0, perché x più 4 alla seconda sarebbe x alla seconda più 8x più 16, ma visto che li abbiamo più 14, scrivo meno 2. Allora posso scrivere che x più 4 è uguale a più o meno radice di 2, quindi posso ancora scrivere che x è uguale a meno 4 più o meno radice di 2. Perché vi ho fatto questo? Intanto, saper ragionare in questo modo ci può aiutare a trovare anche il perché della formula risolutiva e probabilmente lo vedremo in un altro video, ma anche per farvi notare che, non sempre i risultati delle equazioni sono dei numeri netti, sparati, ma a volte possono essere anche un po' più complicati. Questo qua è un numero che comprende una parte naturale e una parte irrazionale. E poi qui avevamo visto che avevamo appunto questo risultato irrazionale. Quindi, ragazzi, il risultato di un'equazione di secondo grado può essere di vario tipo, ma soprattutto ci dobbiamo ricordare che da una equazione di secondo grado noi ci dobbiamo aspettare sempre due soluzioni e spero che fin qua sia chiaro. Allora, adesso andiamo avanti e questo l'abbiamo già fatto. Ecco, arriviamo finalmente alla formula risolutiva di un'equazione di secondo grado che deriva da una serie di ragionamenti che, se avrò tempo, vi farò vedere in un prossimo video. Allora, adesso a noi serve averla per poter operare. Cosa ci dice la formula risolutiva? Ci dice che il valore della x è uguale a meno b, cioè il coefficiente del termine di primo grado col segno cambiato, più o meno questa parte che è b alla seconda meno 4ac, che prende anche un certo nome, prende il nome di discriminante, discriminante, ed è importante saperlo perché a volte bisogna studiare il discriminante prima di lanciarci in una soluzione, è fratto il doppio del coefficiente del termine di secondo grado, quindi meno b più o meno radice di b alla seconda meno 4ac fratto 2a, e questa è la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado. Allora,
andiamo a risolverne qualcuna. Questa prima ve l'ho risolta io. Allora, 2x alla seconda meno 3x meno 2 uguale a 0. Quindi abbiamo meno b, allora vediamo un colore diverso, meno b, che è questo, più 3, perché prendo il termine di primo grado, cambio di segno, più o meno, poi il quadrato, che è 9, poi b2, meno 4ac, allora 2 per 2 fa 4, col meno davanti, per 4, quindi più 16. Allora otteniamo più 3 più o meno la radice di 25, la radice di 25 è 5, quindi io ho due possibilità di risultato e che sono più 3 più 5 fratto 4 più 2 oppure più 3 meno 5 fratto 4 meno un mezzo. Capite perché fratto 4? Perché questo sarebbe 2a, va bene? Quindi una equazione semplice risolta. Diciamo già fatta, che potete capire. Vediamo invece un esempio da svolgere insieme. Allora, cosa dobbiamo fare? La formula risolutiva mi dice, la scriviamo qua, x uguale, com'era? La linea di frazione, meno b più o meno b2 meno 4ac, è vero? Fratto 2a. Allora, vediamo di applicarla. Lo scriviamo in giallo. X uguale linea di frazione. Allora, meno b più 1, perché è il coefficiente della x, più o meno. Poi la radice di b2, che è 1, meno 4ac, quindi il quadruplo di 12 è 48, ma col meno, più 48, fratto 2. Allora, vediamo cosa viene. Viene fuori più 1. Più o meno 7, perché la radice di 49 è 7, fratto 2. Quindi i miei due risultati sono più 1 più 7 fratto 2, quindi 8 fratto 2 più 4, oppure più 1 meno 7 fratto 2, quindi meno 6 fratto 2 meno 3. Vedete, due soluzioni. E qui ci è andata bene perché sono venute belle lisce, tranquille, con i numeri interi. Primo esempio da svolgere insieme. Andiamo avanti. Qui. Ecco, qui vi ho messo esempio con un risultato particolare, perché non è detto che sempre venga fuori un numero intero pulito e tranquillo. Quindi vediamo cosa succede. Allora, questa magari la facciamo in azzurro, che dite? In azzurro. Allora, x uguale, faccio la linea di frazione, meno b, quindi meno 5 più o meno la radice di B2, quindi 25, meno 4ac, meno 4 volte 1 per 5, quindi 20. Fratto 2a, fratto 10. Allora, cosa risulta qui? Risulta meno 5 più o meno la radice di 5 fratto 10. Ecco, vedete che qui non è che possa fare molto perché ho questa radice di 5, ma non mi devo spaventare. Verrà fuori una soluzione irrazionale. Irrazionale. Quali sono i numeri irrazionali, ragazzi? Ve li ricordate? I numeri irrazionali sono quelli non razionali, cioè quelli che non possono essere trasformati in frazione. Quindi ci rimarrà un risultato con il numero irrazionale. E vabbè, non fa niente, va bene così. Quindi le due possibilità saranno meno 5 più radice di 5 fratto 10 e meno 5 meno radice di 5 fratto 10. Se poi vogliamo darne un risultato approssimato, ricordiamoci che 5, la radice di 5 è circa boh, 2, 2, qualcosa. 2 per 2 fa 4, 3 per 3 fa 9, quindi 2, qualcosa. Quindi se vogliamo farci un'idea della quantità, possiamo poi approssimare, ma al momento non è richiesto, quindi un risultato particolare che in questo caso è un risultato irrazionale, ma va bene lo stesso. Poi un'altra possibilità, vediamo che tipo di esercizio mi avevo preparato, ecco, con un risultato impossibile. A volte vengono fuori anche dei risultati impossibili, cioè risultati che si può dire non appartengono al campo del reale. Allora, x uguale linea di frazione. Allora, meno b, quindi meno 5, più o meno,
più o meno, B2 meno 4AC, quindi 25, meno 4C, allora 5 per 2 fa 10, per 4, quindi 40 fratto 10. Allora, cosa viene fuori qua? Cosa viene fuori qua? Mi rimane meno 5, più o meno, la radice di meno 15 e poi fratto 10. Allora, questo perché è impossibile? Perché sappiamo che non esistono delle soluzioni reali di questo valore meno 15. Quindi possiamo dire che il risultato è impossibile. In realtà, possibile, bisogna dire che le radici di questa equazione non appartengono al campo del reale. Allora, in questo primo video abbiamo visto la formula, abbiamo visto degli esempi e abbiamo cercato di capire che cos'è una equazione di secondo grado. Quindi andiamo a rivedere, quindi equazione di secondo grado prima parte, perché spero di farmene una seconda, scrittura generale di un'equazione di secondo grado, quindi con la terminologia, poi abbiamo, eccola sempre lo stesso, abbiamo detto che è completa perché ci sono tutti i termini, poi vi ho fatto vedere qualche esempio e vi ho anche detto che quando manca il termine di primo grado si chiama pura, ecco, se invece mancasse il termine noto si chiamerebbe spuria, quindi le equazioni possono essere complete, pure o spurie, ma questa è solo nomenclatura. Poi vi ho fatto vedere in questo caso qui che il risultato può essere irrazionale, vi ho fatto vedere anche che è possibile a volte tirar fuori dei prodotti notevoli in modo da avere delle soluzioni senza formula, e poi vi ho anche fatto vedere un altro caso sempre con i prodotti notevoli in modo che ci si possa aggiustare, dove anche la soluzione, anche qui, non è proprio solo un numerino, ma può essere anche un pochino più articolata. Poi siamo andati avanti. E vi ho fatto vedere finalmente la formula risolutiva che bisogna imparare a memoria, bisogna capirla e bisogna tenere presente che questa parte che viene chiamata discriminante è molto importante perché è quella che definisce il tipo di radice, cioè il tipo di soluzione. Poi abbiamo visto degli esempi svolti, li abbiamo svolti insieme, quindi abbiamo fatto questo risultato dove veniva fuori anche un irrazionale e poi abbiamo visto l'ultima che è un'equazione impossibile perché il risultato sotto la radice è negativo. Allora, intanto cominciate a capire l'equazione di secondo grado in questo primo video e nel secondo video cercherò di approfondire per chi vuole alcune parti. Ragazzi, spero che sia tutto chiaro. Quindi vi saluto, ciao, sempre con la solita speranza che la matematica sia facile, questo è l'augurio che vi fa BB Prof e quindi con questo augurio io vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi, ciao!